Dunque, ok, allora su Ubuntu la situazione è un pochino complicata perché è vero che basterebbe fare apt-get install mytest, ma arriva una versione vecchia e quindi non è quello che vorrei farvi fare. Allora, per risolvere questa cosa, ho creato un bit.ly, cioè quindi un shortnet che si chiama bit.ly sal, salazar, mytest Ubuntu, ok? Quindi nel momento in cui fate questo link, venite automaticamente proiettati su dove vengono pubblicate le versioni stabili per Ubuntu. Ora, qui la versione ultima di Ubuntu è fondamentalmente la. Allora, qui ci sono le varie versioni di Ubuntu che avete, quindi io per esempio ho la 17 e 04. Se non la sapete che versione avete, vedete che basta che fate cat etc issue, e c'è la Ubuntu 17.04, e quindi qui andiamo a prendere 17.04.1 e prendiamo in particolare la versione 0.4.16. La differenza fra AMD64 e i386 è che AMD64 è 64 bit e i386 è 32 bit. Noi quindi prenderemo la versione questa, ce la scarichiamo, vedete che si può anche installarla, ma noi salviamo, beh, possiamo anche installarla direttamente con il software install, che è più facile. Quindi lui la scarica, in teoria. E quando l'ha scaricata dovrebbe poi lanciare l'installer. L'installer. Ah, questi sono. No, non era questo, aspettate. Questi erano debug sim, ma noi vogliamo in realtà il programma proprio effettivo, no? Il targz con le nostre cose. Quindi 0.4.16 ppa Ubuntu 17 e abbiamo detto 10? 704, quindi, ma anche il 710 visto che funzionava. Quindi prendiamo pure l'ultimo in ordine di tempo, 3 giugno 1710, lo salviamo, lo installiamo, lui lo scarica e poi ci chiede, dovrebbe chiederci dopo un po', non appena l'ha scaricato, penso su Firefox, allora, dovrebbe partire. Nel caso che non partisse, lo. Ah, ce l'abbiamo qua sotto. Mytest è partito qua sotto e gli diciamo di fare l'installazione. Fa l'installazione del nostro pacchetto, chiede la password di superuser, e quindi procede all'installazione. Ecco, questo è il modo, diciamo, più indolore che ho trovato per lanciare la versione ultima. Vediamo se è vera. Launch. Allora qui se la lancia tra virgolette. Però a questo punto se noi andiamo su una finestrella qua e facciamo mytest, quello che succede è che dovremo avere la versione mytest 0.4.16 e a questo punto qui in realtà togliamo il mondo che avevo messo, lo ricreiamo da capo, quindi nuovo, world name lo chiamiamo Ubuntu, l'ho già creato prima, ecco perché lo vedevate, e poi facciamo create e quindi play game. Facendo play game, escape, mettiamo a schermo intero e quindi abbiamo il nostro. Ah, ecco qui una cosa, andiamo sul menu. Settings. Ricordate che suggerisco sempre, soprattutto per quelli che ci vedono male, di cambiare da 72 a 100 dpi. A farlo bene, 100 save. Così diventa leggermente un filo più facile da vedere. Andiamo local game, Ubuntu, play game. E a questo punto dicevamo, qui si vede un po' male perché sono in una macchina virtuale, quindi è di fatto è difficilissimo da controllare il mouse, ma fondamentalmente siamo entrati. E questo è tutto quello che ci interessava per
per Ubuntu. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo poi per l'installazione su Mac.